La scuola, la sanità, lo sport, ma anche il sociale. Questi i valori sul podio del premio Aretino dell'anno, indetto dal Corriere di Arezzo, ma che nell'edizione 2020, la decima, ha avuto un altro sapore. Sì, è stata una soddisfazione tutta la cavalcata che abbiamo vissuto nella fase del voto. Ed è stata una soddisfazione oggi poterci trovare, perché non è poi così frequente avere dei momenti di aggregazione ben distanziati secondo le regole, con delle espressioni della nostra comunità aretina che sono delle vere eccellenze: il mondo della scuola, il mondo della sanità, il mondo dello sport, i nostri giovani, i bambini. E quindi ecco, siamo veramente fieri, orgogliosi come Corriere di Arezzo di aver riproposto per il decimo anno questo premio, in un anno che è stato tribolato per tutti, ma proprio per questo abbiamo voluto riproporlo, proprio perché dalle negatività vengono fuori le cose migliori, la tenacia, l'esempio, la dedizione, e quindi ecco, è stata una bella edizione dell'Aretino dell'anno che tutti ricorderemo. L'insegnante Andrea Franceschetti è l'Aretino dell'anno 2020, 46 anni, originario di Pieve Santo Stefano, docente di italiano e latino al liceo Città di Piero di San Sepolcro. Nell'anno della pandemia ha avuto la bella idea di creare Matù Maturità, una canzone realizzata con lo studente Michele Braganti, diventata virale e piaciuta anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che gli ha mandato i suoi complimenti. Il Corriere di Arezzo infatti con questa iniziativa è andato ad individuare mondi che per coincidenza iniziano tutti con la lettera S, che sono stati strategici nel 2020 e tanto hanno sofferto quest'anno di Covid. Penso alla lettera S della scuola e quindi all'esperienza dei ragazzi costretti da casa a seguire lezioni a distanza. Quella scuola che era un'altra casa, alla distanza si è rivelata un'altra cosa. E poi con la S sul podio insieme a me la sanità, con il dottor Giovanni Grasso. Oppure lo sport e il sociale con Luca Benvenuti. La testimonianza del dottor Tacconi e quindi il dramma che stiamo vivendo. Tutti accomunati dalla lettera S, ma a me piace pensare che questa lettera S si risolva in due parole, che sono le parole della solidarietà e della speranza. Medaglia d'argento Giovanni Grasso, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che ha raccolto moltissime preferenze. I lettori hanno identificato in lui tutto il mondo degli operatori che lottano contro il Covid. L'Aretino dell'anno è qualsiasi operatore, sanitario, medico, infermiere, operatore sociosanitario, volontario, addetto alla sanificazione, che da un anno a questa parte sta combattendo questo virus negli ospedali, sia della sanità pubblica che privata. Quindi questo riconoscimento va a loro completamente. Devo ringraziare chiaramente il Corriere di Arezzo per avermi nominato insomma in questa classifica e soprattutto per poi avermi dato la possibilità di farmi emergere attraverso questo secondo posto all'interno dell'Aretino dell'anno. Io sono grato, ma soprattutto ringrazio tutti gli operatori che si sono prodigati con senso di abnegazione e soprattutto con sacrifici in questo ultimo anno di pandemia. Lotta fino all'ultimo voto e click per il terzo gradino del podio, alla fine conquistato da Luca Benvenuti, presidente del Circolo Tennis Giotto di Arezzo. Sì, non solo siamo sopravvissuti, ma abbiamo raggiunto nella classifica di Federtennis il 15° posto in Italia, abbiamo vinto un campionato italiano, ma soprattutto in un momento così difficile, come hai detto te, abbiamo rappresentato un punto di riferimento per tutta la città, per la grande socialità che abbiamo, quindi in un momento di emergenza pandemica lo sport, e noi rappresentiamo lo sport e tutto, abbiamo rivendicato la grande importanza che ha questa attività. È un'attività sportiva che fa bene alla salute, ma è anche un'attività sociale, fa bene alla mente, fa bene ai nostri bambini, ma fa bene anche a noi. Al quarto posto Cristiano Romani, operatore del 118 e presidente dell'Associazione Cultura Nazionale. Quinto posto per le sorelle Bindi, Ginevra e Letizia, le giovanissime ginnaste che nel 2020 hanno dato esempio di unità, forza e determinazione. Siamo felicissime e ringraziamo tutti. Facciamo ginnastica ritmica. Voglio diventare campionessa italiana come la mia sorella.
Riconoscimento deciso dalla redazione per il primario di malattie infettive Danilo Tacconi. Diciamo, mi ha attribuito un premio che poi in realtà è un premio che rappresenta tutti gli operatori sanitari che in questa fase ormai da un anno stanno combattendo il Covid, quindi non solo medici, infermieri, OSS, il volontariato che si occupa di sanità, non solo quelli che lavorano in ospedale ma anche quelli che lavorano fuori dell'ospedale. Quindi sono onorato di questo premio e ringrazio vivamente per quanto mi è stato attribuito. Auguri a tutti per quest'anno difficile, tenete duro.